ritmo di 40.000 ombrelli ha accompagnato in piazza San Pietro la catechesi di Francesco. Il cielo carico di pioggia e l'intermittenza delle precipitazioni sono stati gli unici elementi di disturbo di un'udienza dedicata dal pontefice alla remissione dei peccati. Protagonista del perdono, spiega il Papa, è lo Spirito Santo che rigenera la vita. Lo Spirito Santo ci porta il perdono di Dio passando attraverso le piaghe di Gesù. Queste piaghe che lui ha voluto conservare anche in questo momento nel cielo, lui fa vedere al Padre le piaghe con le quali ci ha riscattato, e per la forza di queste piaghe i nostri peccati sono perdonati. Ed è la Chiesa, continua Francesco, ad essere depositaria del potere delle chiavi. Il perdono arriva attraverso i sacerdoti, strumenti di misericordia, e la riconciliazione viene vissuta in una dimensione ecclesiale. È un dono, anche è una cura, è una protezione, e anche la sicurezza che Dio mi ha perdonato. Io vado dal fratello sacerdote e dico: ma Padre, ho fatto questo, ma io ti perdono, è Dio che perdona, e io sono sicuro in quel momento che Dio mi ha perdonato. E questo è bello, questo è avere la sicurezza di quello che noi diciamo sempre: Dio sempre ci perdona, non si stanca di perdonare. Ma, avverte Francesco, sono i peccatori che non devono stancarsi di chiedere perdono. A me fa dà vergogna andare a dire i miei peccati, ma guarda, le nostre mamme, le nostre nonne dicevano che è meglio diventare una volta rosso e non mille volte giallo, e tu diventi rosso una volta, ti perdonano i peccati e avanti. È necessario che i sacerdoti, strumenti del perdono, abbiano il cuore in pace, infine, che non maltrattino i fedeli, che siano buoni e misericordiosi, capaci di seminare speranza. Il sacerdote che non abbia questa disposizione di spirito è meglio che, finché non si corregga, non amministri questo sacramento.